Siamo qui con Pino Lorizio, coach della Conad Reggio. E stasera l'esito della partita Sieco Servis Ortona contro Conad Reggio è 3-1 per la squadra di casa. E le volevo chiedere un commento a questa partita anche in base a quello che era stato detto, cioè dal punto di vista dell'atteggiamento e se rispecchia il risultato questo atteggiamento che i ragazzi hanno avuto stasera. Guarda, io sono contento dal punto di vista dell'atteggiamento, sono contento tranne che per il quarto set dove un po' abbiamo mollato, probabilmente qualcuno era troppo stanco e chiaramente in questo momento noi siamo questi qui e quindi anche se uno in campo subisce non siamo stati bravi a... gli altri non sono stati bravi magari a coprirlo, no? A cercare di chiamarsi qualche pallone in più, però tutto sommato devo dire che la partita alla fine è stata combattutissima fino alla fine, anche il quarto set perché abbiamo mollato un pochettino all'inizio però poi li abbiamo un po' ripresi, però sono squadre che sono abituate a combattere, stanno bene fisicamente, noi invece stiamo lavorando, dobbiamo avere molta pazienza, l'ho detto prima, perché dobbiamo lavorare per recuperare chi è stato fermo, perché poi anche stasera qualcuno che è stato più o meno fermo in settimana non si è allenato al 100%, stasera si è visto. Però è normale, dico, non è che gli do una colpa, dobbiamo lavorare per recuperare tutti questi ragazzi che stanno fisicamente giù e con qualche problemino, che vengono da momenti difficili in cui sono stati fermi, ora li recuperiamo piano piano, dobbiamo avere però pazienza e dobbiamo essere solo un po' dispiaciuti per il risultato, perché avessimo vinto il secondo set forse la partita sarebbe stata un'altra, ma queste sono valutazioni che poi faremo nello spogliatoio. Note positive dal punto di vista tecnico invece di stasera? Ma non è andata male, l'attacco non è andato male, qualcuno ha abbassato un po' le percentuali rispetto a domenica scorsa, però avevamo di fronte l'Ortona che come muro difesa è una squadra che difende moltissimo, tocca tanti palloni a muro, quindi dobbiamo essere contenti, non ne abbiamo presi tantissimi, potevamo prenderne due o tre in meno perché magari qualcuno è stato colpa nostra, abbiamo abbassato il colpo. Però dai, in questo momento qua dobbiamo essere positivi perché i ragazzi stanno lavorando duro, si stanno un po' sacrificando, e dobbiamo essere ottimisti sempre.